o nelle montagne poteva cacciare, visto che in Scandinavia non esistevano le riserve di caccia della nobiltà, diversamente da quanto succedeva nel resto d'Europa. E quando iniziava la stagione, vabbè, si partiva per la razzia. Quindi, oltre ai lavori domestici, nei campi, caccia e pesca, un uomo qualsiasi doveva pure fare il guerriero. Tra quegli scogli e le alte montagne, alle leggende e agli dèi bastava nutrirsi di eterno idromele nel grande salone. Ma la gente? Voglio dire, se vuoi pescare, costruire una nave, coltivare la terra o brandire un'ascia danese, devi pur mangiare. Parliamo così, anche per gli scandinavi, dell'alimentazione. Abbiamo avuto modo di vedere che le terre norrene e danesi non erano estremamente clementi, per via del freddo e della terra non molto, come dire, collaborativa. Partendo da questo presupposto, i vichinghi coltivavano orzo, avena e segale, i cereali che più si adattavano al clima freddo. Possiamo quindi dedurre che la loro dose di carboidrati poteva provenire da il porridge o il pane, sempre fatto dai suddetti cereali. Non sappiamo se erano già a conoscenza della tecnica della lievitazione. In fondo, passarono alla storia per la loro ferocia guerriera e per le loro conquiste, non per la loro abilità come fornai. Ad ogni modo, sappiamo che cuocevano l'impasto su una specie di piastra, quindi il ricavato doveva essere una sorta di focaccia. Come abbiamo avuto modo di vedere, verdure e frutta scarseggiavano. Potevano affidarsi agli onnipresenti cavoli e mele. Per quanto riguarda invece l'apporto proteico, potevano contare sull'allevamento degli animali domestici, come polli, ovini e bovini, senza contare che spesso nemmeno erano i loro animali domestici. Oltre che agli animali da recinto, potevano pure contare sulla caccia, quindi vi erano diverse varietà di selvaggina, come cervo, cinghiale e conigli selvatici, e chi lo sa, magari qualcuno ha messo sotto i denti anche carne di orso. Un alimento assolutamente consumato su vasta scala nella dieta vichinga e tuttora uno degli alimenti tipici della Norvegia è il pesce. Potevano pescare differenti tipologie di pesci e li conservavano in diversi modi, come sottosale, affumicato oppure conservato in un modo particolare, letteralmente nel latte rancido. Dal mare pescavano pure foche o balene. È difficile che andassero alla caccia di esemplari giovani e forti alla Moby Dick, per cui è probabile cacciassero esemplari più deboli o vecchi. Un alimento particolare era il miele. Pensate, il loro unico dolcificante, insomma. Di conseguenza lo usavano in preparazioni dolci o in prevalenza per produrre idromele, la bevanda più consumata oltre alla birra. Le abitudini alimentari si modificarono nel corso dei secoli, dato comunque il contatto con le altre culture, e quindi non dubitiamo che verso la fine dell'era vichinga furono introdotte differenti spezie. Oltre alle abitudini alimentari, possiamo parlare anche delle loro abitudini igieniche. Sappiamo che di certo non erano i barbari coperti di letame, fango e sangue come molte pellicole e l'immaginario collettivo, incluso quello scolastico, ci hanno sempre fatto immaginare. Sono stati ritrovati diversi utensili per l'igiene personale, tra cui pettini, spazzole e cosucce del genere. Ah, persino dei cilindretti cavi dediti alla pulizia delle orecchie.
Sappiamo, per diverse testimonianze arabe e cristiane, che era abitudine vichinga la pulizia del viso al mattino, tanto che un cronista arabo dell'epoca rimase disgustato dal fatto che con la stessa acqua con cui si pulivano il viso, si pulivano pure il naso. Almeno dal punto di vista arabo era sicuramente cosa insolita, poiché erano dei diti a suddividere le ciotole per parte, ad esempio una per il volto, una per il naso, eccetera. Signori, purtroppo siamo arrivati alla fine di questo episodio di Medievo fa storia. Vi ringraziamo per il vostro supporto e i consigli che ci date. Un piccolo appunto: se ci ascoltate su Spotify, ricordatevi di premere il tasto segui, o se invece ci ascoltate da Apple Podcast, premete iscriviti. Per noi è molto molto importante vedere chi ci segue con costanza. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se tenete al podcast e volete aiutarci ad acquistare nuove attrezzature, sosteneteci invece su Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti, da Giovanni e Antonio, ossequi.